Boltronissimo on the road questa sera al Teatro Gioiello. Ragazzi, noi siamo felicissimi perché finalmente a Torino, qui con noi, la grande, l'unica, l'inimitabile Fioretta Mari. Bentornata! Grazie! Bentornata! Amori miei, meravigliosi! Allora, intanto dobbiamo fare un ringraziamento pubblico, sì, perché lei ci chiama sempre amori, ma è lei il nostro amore. Madonna, sì, che carini che siete, quanto è siete carini. Belli e carini. Poi quando mi regalerai questa giacca, vabbè, non sarà mai troppo tardi. E Giorgio come sta? Giorgio sta bene, solo che è un po' stufo di girare per teatri, perché lui è un attore. E te lo ricordi Vacanze Romane? E come non possiamo, ma chi non se lo ricorda? Chi non se lo ricorda? Adesso siamo in questo spettacolo. Ah, ma guarda, oggi cosa è successo? Oggi è uscito questo giornale, il giornale settimanale Mariano. Io sono onorata, sì, certo, perché sono in copertina e dentro c'è tutto un mio servizio. Io ringrazio tanto il mio direttore Luciano Regolo, la giornalista, certo, il direttore di questo giornale. Ringrazio tutti perché avermi messo dove si parla della Madonnina di Pompei, guarda che servizi, guarda, guarda le fotografie, guarda, sì, che roba, guarda, guarda. Bellissimo. È un bellissimo, è un servizio da grandissimo settimanale. Sì. Sono molto contenta. Poi c'è anche mia figlia. C'è anche la tua dolce me. La tua P. Elena. Ecco, allora ti dico: un bacio ad Elena. Io, guarda, ti dico: sono onorata perché la figura della Madonnina di Pompei, sì, mi è molto vicina. Io amo anche Sant'Antonio. Santa Rita era la santa di mia madre. Ma la Madonna di Pompei mi appare ogni tanto. Ma non che mi appare magari, ma apparisse come. Ogni tanto arriva un'immagine. Sì. Vado in un posto e c'è la Madonna di Pompei, passiamo con la macchina e dice, entriamo dentro a pigliare un caffè, eravamo a Pompei, io manco ne ero accorto. Allora vuol dire che questa signora mi segue, eh sì, anche perché dobbiamo essere protetti da qualcosa, visto il mondo come sta andando, siamo un po' a rotoli e allora dobbiamo essere protetti noi del teatro. Devo dirvi che sta andando in una maniera folle questo spettacolo. Queste due donne in fuga, devo dire, è un gioiello. Ed è un gioiello, sì, perché va bene, c'è Fioretta Mari, però c'è una magia legata alla solidarietà tra le donne, l'amicizia tra le donne. Sì. Che bella questa cosa che hai detto, perché tutti ammirano un particolare di questo spettacolo. Piglia l'applauso Marisa e io sono felice. Piglio l'applauso io e lei è felice. Mai successo. Perché l'invidia, tu sai, nel teatro. Ecco, siamo felici del successo l'una dell'altra e dello spettacolo. Lei veramente è una grande compagna di lavoro e sta nascendo questa coppia che già era nata, che non era una coppia perché facevamo parte di un quartetto, ti ricordi Menopause? Che bello! Menopause appartiene alla storia con la grande, sempre Marisa, Fiordaliso, la grande Emanuela Metri, che poi venne anche Emanuela Aureli a sostituire Marisa quando non l'ha potuto fare. L'Alfieri l'altra volta. L'Alfieri, con la gente fuori, ti ricordi? Menopause è una pietra miliare del teatro. Speriamo di poterlo rifare, anche se sarà molto difficile perché siamo tutti impegnati. Però io mi sono ritrovata adesso con Marisa, mi ha voluta lei per questo spettacolo e devo dirti è una grande fatica ma una grande gioia, perché recitare accanto a una grande come Marisa è un privilegio, una gioia, e lo spettacolo è una girandola di risate, di applausi. La cosa incredibile è che io dicevo, mamma mia, andare a sostituire la grande Iva Zanicchi, è un'altra cosa, lo spettacolo ha preso un'altra piega, perché volente o non volente io sono attrice, lei è cantante, per cui così come lei aveva fatto in maniera di farla in una maniera, io la faccio in un'altra maniera. Però il successo che sta ottenendo, certo, è al di là delle previsioni, tant'è vero che lo rivogliono per tutta la stagione. Non lo so se sarò libera perché non ce l'aspettavamo, vediamo un po' che succede. Dai, non puoi abbandonarci perché non insomma abbandono. Non ho capito, ma io non abbandono, ma chi se l'aspettava? Tesoro, non sarai mica una donna in fuga, per la prossima stagione. Io non la so, la metto nell'ospizio, sì, però tutti li fanno belli questi spizi, bellissimi, con tutti i servizi, ma dove? Mamma, tu non sai quanto sei fortunata, perché passerai i giorni più belli della tua vita, bastardi!
approfittiamo, venite, venite a vedere, brutte carogne. Sai, venite, questo, venite. Io, beh, devo dire che è un'escalation, perché comincio come una vecchietta che entra una vecchietta che ha avuto un passato che Dio solo sa, e allora si è divertita. Infatti c'è la battuta finale che non ti dico, e allora, perché abbiamo cambiato molte cose. Allora, lei, e poi lei piano piano, da che è una ciabattona, da che comincia a trovare vitalità e succedono delle cose. Questo mi piace assai. Mi piace molto, anche perché, insomma, credo che tu di vitalità ne abbia sempre avuta come oggi. Anzi, pensa che ho fatto 8 ore di lezione oggi, 8 ore di lezione ieri con Mirella Rocca, con questi ragazzi stupendi della sua scuola. Stasera ci saranno i ragazzi, emozionanti tutti, ma pianti, ci siamo lasciati. Vabbè, grazie a Dio ci ritroveremo. E devo dirvi, non so cos'è la stanchezza. Sai chi mi stanca? Sì. I malvagi, gli ipocriti, i mediocri e i cretini. Sono quelli che ti tolgono l'energia positiva di dosso. Io non mi stanco mai, però loro mi stancano perché faccio una fatica. Poi, se questi ti prosciugano, cioè questa linfa vitale te la tolgono. Sì, a me non me la toglie nessuno, perché sai che faccio? C'ho la terza dimensione, non la quarta. C'ho la terza dimensione. Primo me ne frego, secondo me ne frego, terzo me ne frego, le tre dimensioni. È bello questo, dovremmo impararlo di più anche noi. Senti, tanti amici di Poltronissima ci chiedono, e vorrei chiederlo a una grande artista come Fioretta, hanno difficoltà a ricordarsi le battute. Un consiglio, Fioretta? Allora, fate un altro mestiere. Però, al di là di questo, sai che diceva Paola Borboni? Scrivitelo 100 volte, Nina. Scrivitela 100 volte. Però certe volte non basta, se non hai il tempo di studiare. E allora ci sono delle escamotage che non ti sto a dire a te. Allora, però ti piacerebbe. Piacerebbe, ecco. Allora ti dico che questo mestiere è fatto per pochi. E poi un consiglio: la memoria, allenatela tutti i giorni. Se non recitate, se state fermi, fate la settimana enigmistica. Giusto. Max la fa spesso. È bravo, bravo Max. Poi un'altra cosa, dovete prendere delle poesie, sì, delle, sì, così per sfizio. Imparatele. Imparate le canzoni a memoria, sai, insomma, certo. Ecco, Giorgio, ecco, c'ha il singhiozzo. Amore, io lo adoro. Che bello. Sempre con te, viaggia sempre. Sempre, mamma mia, non lo lascio mai. Che c'hai, Giorgio? C'è il singhiozzo? È passato. Però in scena non c'è questa volta. Non lo so. No, in scena proprio non c'è. Ogni tanto questi giochirelloni della mia compagnia mi fanno degli scherzetti. Ecco. Chissà se stasera, boh. Va bene. Beh, due donne in fuga, un bijou, Fioretta Mari, per noi è sempre un piacere, però torna più spesso a Torino. Sì, Torino è una città magica, voi siete magici, i ragazzi sono magici, tutto qui è magico, ma la cosa più bella, la magia sapete dove sta? Nel volersi bene. Sì, è vero. E noi vogliamo tanto bene a Fioretta. Sì. Grazie Fioretta di essere stata con noi, un abbraccio. Ciao.